L'arcobaleno sorride che sballo, sorride il sole col sasso e il corallo. Guardami mamma, io ballo e canto, il mondo è stupendo, è tutto un incanto. Tutto sorride, anch'io, ma si sa, questo si chiama felicità. Buongiorno, buongiorno a te, SpongeBob. Ecco perché stamattina ero tranquillo e felice, perché non c'era SpongeBob. Ciao, Squiggy. Ma si può sapere cosa avete combinato con la spazzatura? Ci siamo fatti una casa. Cosa? E perché? Perché Nick Fishkin si è comprato la mia e poi anche quella di SpongeBob. Così ora stiamo qui. Non capisco, ma allora perché non usate i soldi che vi ha dato quel tizio per prendervi una casa nuova? Perché finora i soldi non ce li ha dati. Sì, lui ci ha detto in TV: voglio comprare la tua casa, ma non ha parlato di soldi. Ascoltate, razza di... Anche per oggi ho finito. Ora me ne torno a casa dove non c'è SpongeBob e mi aspetta la mia bellissima collezione di centrini. Mi manca tanto la mia casa, vorrei poterla rivedere almeno una volta. No, è una cosa impossibile. Perché? Perché ora ci abita una famiglia con molti bambini e non vogliono essere, ecco, disturbati. Ma molti quanti? Oh, direi 12. Ma se glielo chiedo con gentilezza, magari mi fanno... No, perché parlano un'altra lingua, i fish trap parlano solo in... tedesco. Allora vado io a casa mia a convincere i nuovi proprietari. No, non si può, lì adesso ci abita una band. Una rock band? Sì. Una rock band vive sotto una roccia? Esatto, una rock band di 8 persone, in più anche tutti i loro strumenti. È impossibile farci entrare qualcun altro. Il mio sogno si sta trasformando in un incubo. Oh no, lui si aspetta una famiglia di tedeschi. Io tedesco di Germania. Ach, guten Morgen, my name is SpongeBob. Non capito. Guten Morgen, my name is SpongeBob. Ich bin gekommen und meine alte Heimat besuchen. Per favore, puoi parlare tua lingua così io fare pochi di esercizia. Cioè, sicuro, molto piacere. Il mio nome è SpongeBob, lei come si chiama? Gerhard. Oh, piacere Gerhard, io abitavo in questa casa, me lo farebbe rivedere almeno una volta. Ah, impossibile, meine Moglien, impossibile. Ha una moglie, me la presenta. Ciao SpongeBob. Ma è timida, scusate Fontana, mia moglie mi chiama per cena, lei molto brava cuoca per cucina ciamanica. Beh, che ne dice se mi fermassi a cena? Che c'è di buono? Alghe di palude nessicate con salsa di aringa affumicatose. Alghe di palude seccate sono la mia passione. Ma sua moglie si chiama? Ma che ne so, si chiama Hedwig. Tu non muovi nemmeno un passo. Nemmeno un passo. Sì. Ciao fratello, hai bisogno di qualcosa? Mi manca molto la mia casa e io speravo tanto di poterla rivedere. Mi spiace fratello, non c'è spazio. Ora dentro è pieno di musicisti, di strumenti musicali, non c'è spazio. E che cosa suonate? Suoniamo il clarinetto elettrico. Non esiste uno strumento simile. Sì che esiste. Vediamolo. Wow. Ti piace il clarinetto elettrico? Oh, è fantastico! Dovresti dare un po' di lezione al mio ex vicino Squiggy. È così stonato. Che cosa stai aspettando? Shh, i figli di Gerhard stanno per cantare. Chiederò alla band che ora vive nella mia vecchia casa di venire qui a suonare per accompagnarmi. Sì! Basta, mi arrendo! Come mai ti trovi nella casa dei fish trap? Tu, vabbè, non è la casa dei fish trap, è la tua casa. E quella è sempre la casa di Patrick. Voi avete visto una pubblicità, tutto qui. Davvero? Allora è Nick Fishkins che verrà ad abitare a casa mia. No, perché lui non va a vivere nelle case che compra. Ma se non va a viverci, che se ne fa? Le acquista per rivenderle, ovvio. Compra le case e dopo le rivende per guadagnarci. Perché girare le proprietà è il suo lavoro. Girare le proprietà è il suo lavoro? Sì! Ora lo chiamo subito, così viene a valutare la mia proprietà e può girare la mia casa qualcun altro!
Oh, che bello! La bomba frizzante! Fuoco alle polveri! Basta! Volete fare silenzio, razza di mammai, che non siete altro? Ciao, Squiddy, come va oggi? Come va? Sono uno straccio, non dormo da 3 notti! Ehi, complimenti! Complimenti un corno! Domattina ho un'audizione estremamente importante con l'Orchestra Filarmonica di Bikini Bottom e rischio l'esaurimento nervoso. Prova a fare 2 passi, con me funziona sempre. Lo sai, normalmente quando mi appari alle spalle urlo e balzo per aria. Ma sono così stanco che credo di poter accettare il tuo stupido consiglio. Non farlo, Patrick! Ci vuole silenzio assoluto. Dì ai miei che li amo tanto. Tutti a terra! Un momento di poesia purissimo. Sveglia! Sveglia! Questa non ci voleva, Squiddy non arriverà mai in tempo per l'audizione. Che facciamo adesso? Mi fa il solletico. Allora com'è? Mi piace. Sono pronto, salimi sulle spalle. Ok, Benone, e adesso provo a far parlare Squiddy. Ciao, mi chiamo Squiddy e vi dico che SpongeBob è un babbeo. Sei bravissimo! Caspita, sei più Squiddy tu di Squiddy, amico mio! Avanti, Patrick, abbiamo un appuntamento con la filarmonica. Mettiamoci in viaggio! Ehi, Patrick! Attento! Sta attento! Stavo solo facendo delle prove tecniche. Tu sai chi è quel bell'orto? Direttore, si chiama Squiddy Tentacolo. Stando a quello che ha scritto, è un suonatore di clarinetto. Va bene, quando è pronto cominci. Il clarinetto? Dov'è il clarinetto? Calma, che lo io. Perché te lo sei messo là? Beh, ho pensato che in questo modo fosse a portata di mano. Se no, dove lo mettevo? Vediamo, nel suo cervello c'è per forza la capacità di suonare il clarinetto. Basterà spremere le meningi per benino. Basta così, il prossimo! È semplicemente magnifico! Ma che cosa sta succedendo? Dove mi trovo? Ah, sono all'audizione! Sto suonando il clarinetto, ma oltre la mia volontà! È come se qualcuno si fosse impossessato del mio corpo! Aiuto, che succede? Credo che la situazione mi stia sfuggendo di mano! Devo ritrovare l'autocontrollo! Certo, ho uno stile estremamente inconsueto. In compenso trovo che il risultato sia assolutamente sublime. Aiuto, non riesco più a comandare il tuo cervello! Meno io, SpongeBob! Un momento, SpongeBob! Patrick, voi due siete dentro di me? Ma com'è possibile? Uscite subito dalla mia mente e dal mio corpo! Via! Andate via, 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 via! Ta-da! Preparatevi, perché sto per farvi in tanti pezzi minuscoli! Ehi, Mongo! Lei è genio supremo di musica! Io? Grazie! Ti faccio un cimento di estasi, maestro divino! Sapete, io vi invidio, gente comune, perché state per avere il grandissimo, irripetibile onore di ascoltarmi mentre interpreto la sinfonia numero 4 in do diesis minore del grande Gustav Mollus. Da questo momento sarò davvero io a suonare il mio clarinetto! Sei proprio tu? Cosa
fascia. Che bello! Ho sempre sognato di salire su un autobus dove l'autista eri tu. Ma non potresti sognare qualcun altro? No, ci sei solo tu nei miei sogni. Levati di dosso e paga la corsa. Ah, e spero che tu abbia... Sì, la cifra è esatta. Non preoccuparti. Tling. 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 Ma smettila con quelle manatine! Tling. 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 Ehi, Squiddy. Ehi, Squiddy. Ehi, Squiddy. Ehi, Squiddy. Ehi, Squiddy. Cosa vuoi? Guarda, ti aiuto a guidare. Piantala. Cambiamo corsia. Metto io la freccia. Clic clac, clic clac, clic clac, clic clac, clic clac, clic. Non devi guidare, sono io l'autista. Oh, come vuoi. Ma che sto facendo? Mi confondi le idee, vai in fondo. D'accordo. Nello specchietto le cose vicine sembrano lontane, vero? Guarda, idea! Termorbide frenate. Oh no, i freni non funzionano! SpongeBob, dimmi a che fermata scendi, così ti ci porto subito. Io non devo scendere, è un giorno speciale. Prendo un autobus e ci sto su dalla mattina fino alla sera. Potrebbe accadere solo una cosa al mondo che possa essere peggio di questa. No, proprio questa. Autobus. L'ho perso. Evitato per un pelo. Autobus, ferma! Ferma! Si picchia, si è mancato poco. Sì, infatti, per un pelo non perdevo l'autobus. Patrick! Wow! Sullo stesso autobus del nostro giorno speciale dell'autobus. Che coincidenza! Sono rimasti solo quei due. Basta! Vi butta fuori tutte e due a calci nel sedere! Dov'è quella testa vuota rosa? È andato alla toilette. Ma non è una toilette, è l'uscita di emergenza! È finita la carta igienica, Squiddy! Ma chi sta guidando? Dovrei essere io! Guarda come sei diventato! Sei buffissimo anche tu! Che eleganza, Squiddy! Andiamo!
Ascolta adesso. Adoro questa musica. No, 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 no. Vabbè, perché siete venuti a casa mia? Perché ci stavamo annoiando. E io non sopporto di essere annoiato. Noi vogliamo divertirci. Hai un'idea per divertirci? Ti prego. Oh, giochiamo a mangiare. Sì, bello. Uscite dalla cucina. Eppure qui ci deve essere qualcosa di buono da mangiare. Ho un'idea. Cosa ne direste voi due di partecipare a una caccia al tesoro? Che bello, una caccia al tesoro. Che cos'è una caccia al tesoro? Gioco nel quale i partecipanti lavorano in squadra raccogliendo vari oggetti. Caccia al tesoro, sì! Qual è il primo oggetto, Squiddy? Fatemi controllare. Dovete trovare il raro sandwich del deserto. Sandwich! Sandwich! Non è qui dentro. Quel sandwich si trova soltanto negli abissi delle Bikini Badlands. Là fuori! Squiddy, ce l'abbiamo fatta! Il primo oggetto è stato trovato. Cosa? Tu, una strega! Non vi avevo chiesto di andare a prendermi una strega, ma un sandwich col pomodoro, l'insalata e la maionese. Tranquillo, i sandwich sono la mia specialità. Ta-ta! Oh, mi sembra ottimo. Lasciami stare, va via! Troviamo un altro gatto! Troviamo un altro gatto! Ora sono stanco, basta! Troviamo un altro gatto! Che idea geniale! Ti prego, soltanto! Ma d'accordo, è quasi impossibile, però! Sarebbe meraviglioso se voi riusciste a ritrovare mio fratello! Fratello! Io non l'ho più visto da quando ero un bambino. Un bambino con dei baffoni? Sì, era molto precoce. E come si chiama? Si chiama... Che nome grazioso, vero? Se soltanto potessi rivedere mio fratello. Fratello mio. Stanno piangendo! Coraggio, Patrick! Ci aspetta una caccia al tesoro difficilissima! Sì! Vi ringrazio tanto! Sono libero! Che bello avere altre due case tutte per me. Ma la cosa migliore è che sono mesi che non vedo più quei due babbei. Ci sei, Squiddy? Abbiamo trovato tuo fratello. Siete solo due teste vuote. Io non l'ho mai avuto un fratello. Ma adesso ce l'hai. Anzi, ne hai due. Noi. Ma si può sapere di che cosa state parlando? Coraggio, entra, mamma. Mamma. Non è meraviglioso, tesoro? Per renderti felice ho deciso di adottare i tuoi amici. Siamo fratelli. Per fortuna è stato solo un incubo. Buongiorno, Squiddy, dormito bene?
Volete uscire dalla mia camera da letto? Guarda che non sei nella tua camera da letto. Cosa? Come mai sono qui? Patrick e io abbiamo... Sta zitto, non mi importa di com'è successo. Tanti saluti, Sponge. SpongeBob, mi vuoi dire perché la tua casa si è messa a viaggiare per strada? Perché durante la notte l'abbiamo trasformata in un camper. Così vedrai quel fiore quando sbocerà. Ah, ho capito. Un momento, che sto guidando? Stiamo usando la guida lumatica. Vieni, Squiddy, andiamo a fare colazione. Ha un profumo molto invitante. Posso mangiarli io? Patrick, secondo me Gary è stanco. Ci penso io, disattivare guida lumachica. E adesso guido io. E ora spingiamo questo ananas al massimo. Dobbiamo trovare subito un'altra strada. Oh, certo, ora ci penso io. Oh, ciao Squiddy. Io non sono qui. Non sta succedendo davvero. Siamo arrivati. Sì, ma dove? Quello è il giglio d'acqua musicale. Che male. Arriva. È davvero meraviglioso. Finalmente posso fotografare. Ma dove è andato a finire? Ehi, Squiddy, è questo il fiore che sei venuto a cercare fin qui? Cosa hai fatto? Oh, no, la colpa! Non c'era mai! Oh, che bello! Sentiamo se profuma. Va bene, una delle solite vacanze gettate al vento. Tanto vale tornare a casa. Ci attende un viaggio molto lungo. Che cosa ne dici di usare la carta prima di andare? Ti potrebbe sempre scappare. A cosa serve? Squiddy, non partire senza di noi. Allora, che cosa ne pensa? Le piace il mio dipinto? Mio caro signor Tentacolo, mi scusi ma non sono in grado di esprimere la mia sincera opinione sul suo lavoro. Beh, mi rendo conto che la mia genialità artistica la possa mettere in difficoltà. Se desidera che sia sincero, puzza oltre a essere osceno. Cosa mi stia a sentire? Forse questo museo è troppo arretrato per poter apprezzare il mio capolavoro. Lei è un insulto per l'arte, se ne vada!
E porti via anche il suo orribile dipinto. Non vogliamo una simile crosta nel nostro museo. Non c'è nessuno che apprezzi il mio capolavoro. L'hai trovato? Avrei preferito che fosse qualcun altro. Rida a mano subito. Cosa ci fai vestito in quel modo? L'ha detto la sicurezza del museo e Patrick, stiamo per fare una visita guidata. Lui? E l'ha detto? In questo museo sono più sciocchi di quanto immaginassi. Pensaci bene, Squiddy. Se questo microcefalo è il solo responsabile della sicurezza di questo posto, potrai facilmente introdurre il tuo prezioso capolavoro nel museo. Che cosa vuoi introdurre e dove? Pensa a voce più alta, Squiddy. Non si capisce. Uscite dalla mia testa. Ehi, ridammelo subito. Ciao. A me i tuoi quadri piacciono. Ci mancherai. Momento di appendere il mio capolavoro. Ecco così. Guarda, questo è il gioco in filza con lo spillo e la coda dell'asino. Bisogna dire che in questo posto non manca niente. Ehi, niente foto con il flash. Ed ecco il vincitore. Hai visto quel tipo? Non è permesso correre, su, prendiamolo. Finalmente sono andati. Bene, bene. Via questa roba. Guarda, Patrick, penso che quello stia cercando di toccare quel dipinto. Oh, e adesso lo sta rubando. Nero, nero. Oh no, sono in un vicolo cieco. Ma dove è andato? Fermate il ladro! Oh no! Furfante immobilizzato, il caso è chiuso. Grazie mille, mammina. Oh, è stato un piacere, caro. Non lo raggiungeremo mai. Usiamo la lumaca pelosa. Aia! Più veloce. Siete troppo lenti. In fila indiana, camminate in fila indiana, bambini. No, abbiamo arrestato un malvivente, venite a prenderlo. Ecco, il quadro è al suo posto. Ma che capolavoro straordinario. Vuol dire che a lei piace davvero quello brobrio? Che cosa sta dicendo, agente? Quello è il più bel dipinto che abbia mai visto appeso alla parete di un museo. Credo che lei abbia qualche problemino. Ho acquistato un'assicurazione sulla vita per noi due e adesso non possiamo più farci male. Già! E per verificare che funzioni come si deve, abbiamo allestito un percorso a ostacoli super pericoloso proprio laggiù. L'abbiamo chiamato la macchina del sussi. Lo sai, ne hai molto più bisogno tu di me, quindi accetta questo dono. Ecco la mia assicurazione sulla vita. Credo che sia meglio se ne prendi due, imbranato come sei. È meglio se ne prendo due, hai detto, eh? Schietto delle teste di rapa! Non c'è pezzo di carta che possa proteggere una persona dagli incidenti! Visto che funziona! Ora sei intoccabile! Ma è stata solamente una coincidenza! Com'è difficile guidare!
Ora sei magicamente protetto. È stata solo fortuna, nient'altro. Ve lo dimostro, mettetevi da questa parte. Hai visto? Quindi sei immune. Non puoi più farti male. Sì, ormai è come se fossi dentro una botte di ferro. È l'assicurazione sulla vita. Faccio ancora fatica a crederci, ma si direbbe che voi sottospecie di geni avete avuto ragione. Non posso farmi niente perché io sono indistruttibile. Sono di un materiale infrangibile io. State un po' a vedere. Ti stai gustando il tuo gelato, Renato? Il mio nome non è Renato. Oh, hai ragione, non è Renato. Tu ti chiami Ehi. Come ti chiami? Ehi! Che ti dicevo? Ora lascia che ti dia una mano. Strano, non ho sentito niente. No, Squiddy, deve essere pieno di germi, non mangiarlo. Ah, i germi non possono farmi niente, tanto io sono più forte. E già che ci siamo, sapete che cosa farò adesso? Voglio collaudare il vostro super pericoloso percorso a ostacoli. E sapete perché? No. Perché io ora sono insopprimibile. Aspetta, cosa vuol dire scevro? Che cosa fate di bello, ragazzi? C'è Squiddy che sta per collaudare la macchina del sushi. E come mai lo fa? Oh, tranquillo, Mr. Crab, è assicurato sulla vita e non può farsi male. Un'assicurazione sulla vita non serve a quello. Sul serio? Mi pare ovvio. L'assicurazione dà una somma al beneficiario quando l'assicurata ha un incidente. A proposito, chi beneficia? Questo non lo so. Non ci sono nomi. Urrà! Eugene, ecco, Crab. Coraggio, Squiddy! Yeah! Ora spiaccicati! Spiaccicato mi piace. Ora spiaccicati, Squiddy! Scendi subito giù! Non sei invincibile, l'assicurazione è un'altra cosa! Avevi ragione tu, abbiamo solo avuto fortuna! È quello che dico anch'io! E ora cosa avranno da agitarsi quei due babbei? Non sento, non sento! Chiudete quelle boccacce e osservatemi! Torna a terra, Squiddy! Non buttarti! Smettetela, che cosa fate? Abbiamo imparato oggi che l'assicurazione sulla vita non ti protegge da nessun incidente. Che strano, vero? Sì, veramente strano. Dimmi una cosa, come hai fatto a sopravvivere alla macchina del sushi? Forse è stato grazie a questo. Un ragno marino! Room service! Si accomodi, prego. Squiddy, ma che piacevole sorpresa! Ehi, SpongeBob, non mi presenti nemmeno? Ma è Squiddy Patrick, il nostro vicino e migliore amico. Non l'ho mai visto in vita mia. Toglietemi di dosso, posso sapere cosa fate in questo albergo? Siamo venuti per partecipare alla convention annuale della pesca alla medusa. La convention della pesca alla medusa? Esatto, e la mia stanza è quella lì. E invece la mia stanza è quella là. Squiddy è qui con noi. Squiddy è qui con noi. Facciamo il trenino. Squiddy è qui con noi. Squiddy è qui con noi. Squiddy è qui con noi. Squiddy è qui con noi.
Squiddy è qui con noi! 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 Vi ordino di starmi lontano! Non voglio avere a che fare con nessuno di voi finché soggiornerò in questo albergo! Oh, piaceva anche a me il trenino. La spa dell'hotel è eccellente. Questo massaggio ti rimette al mondo. Lo sa che le sue dita hanno un tocco magico. Le dita magiche ti ringraziano di questi. State lontani da me. Finalmente. Che cosa? Va un po' meglio. Via, 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 via. Me lo ripeto ancora. Io voglio solamente stare da solo. Allora, se davvero vuoi stare solo, è meglio che non entri nella stanza alle tue spalle. Perché? Non ditemi che voi due siete già là dentro. Ah, ma no, sciocchino. E dove si tiene la convention sulla pesca alla medusa? Benvenuto, pescatore di meduse. Scommetto che sei un novellino. E io non sono un pescatore. Viva la pesca alla medusa! Yuhu! La pesca alla medusa! Addio, pescatori dei miei stivali. Vado a godermi la pace e la tranquillità nella mia camera. Oh, bello questo cuore. Adesso dovrebbe fare l'annuncio. Molto bene, pescatori di meduse. È arrivato il momento che tutti stavamo aspettando. L'annuale convention della pesca alla medusa inizia con la caccia alla mascotte. Ho detto caccia alla mascotte. E questo cos'è? Zapper? Ufficio disinfestazione, vi sto chiamando dall'hotel Halibut. Venite subito, siamo stati infestati dalle meduse. O meglio, dai pescatori. La situazione è fuori controllo, presto! Squiddy sia riuscito ad andarsene. Chi è Squiddy? Dovrai presentarmelo uno di questi giorni. Finalmente in pace. Finalmente in pace. Finalmente in pace. Oh, il mio croc, madame, è pronto. SpongeBob, Patrick, che state combinando? Si può sapere? Oh, le mie povere begonie! Razza di balordi, cosa avete intenzione di fare con tutti questi attrezzi? Quali attrezzi? Ecco, non sapete nemmeno come si usano, vero? Questo è un pallone da calcio, questa è una racchetta da tennis e queste sono due teste di rapa. Adesso fate silenzio e raccogliete questi attrezzi per lo sport. Lo sport? Che cos'è? Mm,
Lo sport è un gioco con cui si fanno i punti e i punti decidono chi vince il gioco. Oh, mi piacciono i giochi! Anche a me! E visto che tu te ne intendi, ci insegni come si gioca allo sport. Non ci penso nemmeno. Se c'è una cosa che non farei mai è proprio... Non devi dire così, Squiddy. È tuo dovere aiutarli. Se fatto male, lo sport può diventare anche molto pericoloso. Ha ragione! Insegna loro a giocare male e allora potrai vendicarti finalmente. Ok, mi arrendo. Fate come vi pare. Credo che si chiami King Bong Coxing, una cosa così. Beh, qualunque cosa sia, mi sembra che vi stia provocando molto dolore. Aio! Altro che! Wow! E allora perché continuate? Non capisco! Dobbiamo, Sandy! Oh, almeno finché uno dei due non vince! Ma è assurdo! Il dispensatore di regole! Il dispensatore di regole ci fa onore della sua presenza! Che bello! Io una sciocchezza così non l'ho mai sentita! Preferisco definirmi il re degli sport, ma purtroppo se il popolino ti affibbia un nome devi accettarlo. Hai inventato uno sport in cui SpongeBob e Patrick si fanno male e non possono mai fermarsi! Non faccio che dare alla gente quello che vuole, sai? Questo è troppo! Vergognati, c'è un limite a tutto! Basta con le buffonate! SpongeBob e Patrick non ce la fanno più! Visto, stanno bene. Potete riprendere il gioco. No, non mi sembra affatto il caso. Vi interessa lo sport? Bene, allora io sfido te, Squiddy, a giocare. A giocare una partita a basket. Chi vince decide le sorti di SpongeBob e Patrick. Giocare una partita, meglio di no. La mia funzione è puramente organizzativa. Come sarebbe a dire? Noi vogliamo vedere un po' di azione. Devi giocare. Devi giocare. Devi giocare. Devi giocare. Ci vediamo in campo, Vostra Altezza. Devi giocare. Un'ultima cosa, Squiddy. Seguiremo le regole del basket estremo, ok? Del basket estremo? Esatto! Mi hai fatto male! Ma questo era fallo! Vai a dirlo alla mammina, Squiddy! Mammina! Non voglio ascoltarti! Ora passiamo al calcio! Cosa? No, sì, invece! E chi fa un punto sceglie un nuovo sport! Le regole dovresti conoscerle, o sbaglio? Ecco, sì, certo, certo che le conosco, come no! Bene, allora andiamo avanti! Io cosa... Uffa, non è giusto, non ero neanche in posizione. Sono tutte scuse, ora passiamo al football. Dammi un secondo, ti prego. E vince questa incredibile sfida la grande Sandy! Ehi, attento! Papà, sei seduto sul mio posto? Eri seduto sul mio posto. Papà, è finito il mezzo. No, così no. Mi rifiuto categoricamente di stare seduto per tutto il volo in mezzo a voi due. Fammi almeno stare vicino al corridoio. Ecco. Scusi, signore. È seduto nel posto assegnato? Siete pregati di allacciare la cintura di sicurezza e di regolarla tirando la cinghia in questo modo. Si assicuri che sia abbastanza stretta. E metta lo schienale della poltrona in posizione verticale. Oh, sono guai. D'accordo. Così. Ecco fatto. Aiuto!
Senti, Patrick, facciamo cambio così guardo anch'io fuori dal finestrino. Va bene, ma sbrighiamoci. Attenzione, signori passeggeri, è il vostro comandante che vi parla. Mentre prendiamo quota, vi preghiamo di tenere le cinture allacciate. Da adesso potete alzarvi dal posto. Hai sentito, Squiggy? Da adesso puoi alzarti. Venite a slegarmi. Oh, guarda qui, una specie di biberon. Dodici ore insonni più tardi. Oh, stavo sognando di nuotare in mezzo all'oceano e ora devo andare a fare la pipì. Ciao, posso esserti d'aiuto? Sì, ho bisogno di andare in bagno. Questa è la porta. Oh, maleducata. C'ero io prima di lei. Si può sapere che fine ha fatto la mia collega? È appena entrata in bagno. Controlli. Mi farò salvare dalla hostess. Devo solo premere il pulsante. Buonasera, signor passeggero. Gradisce un po' di caffè? Cosa? Patrick, dove cavolo sono le vere hostess? Non lo so, sono chiuse in bagno da un po' di tempo. Secondo me quelle due hanno bevuto troppo caffè. E a proposito di caffè, te l'ho perso? Ma io non voglio nessun... Oh. Aspetta, Squiggy, non pensavo che ti piacesse così tanto. Oh. Scusiamo per la turbolenza. Cavolo, Patrick! Non sapevo che facessi la hostess anche tu. Sì! Ehi, ti piacerebbe essere il mio collega? Sì, 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 sì. Oh, poi... No! Le faccio le mie scuse, signore. Adesso rimedio subito. Sono libero. Sono libera.